Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti. Se è la prima volta che siete su questo canale, parliamo di profumi. Ho un sigaro in mano. Beh, spento, perché stavo facendo il favore con la sigaretta elettronica. Io non fumo. Il fumo fa male, ma non il tabacco in generale, perché il tabacco ha un aroma stupendo, incredibile, fragrante. E oggi andiamo a scoprirlo un po' insieme. Questo tabacco. Andiamo. Error. Sempre un fumaggio di a sigaro spento. Benvenuti. Userò questo sigaro come bacchetta magica oggi per indicare le cose. Ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Importantissimo, e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Voglio ringraziare tutte le persone che stanno facendo i complimenti a Silvia, perché effettivamente, devo dirlo, i contenuti, i video che state vedendo ultimamente sono migliorati tantissimo e grazie all'aiuto di Silvia. Quindi fatevi i complimenti qua sotto, dai, che lei sente. Ma forse non vi siete accorti di una cosa molto, molto particolare, innovativa nel canale, ovvero che è venerdì. Eh sì, perché da oggi i video ci saranno anche il venerdì, saranno due appuntamenti settimanali, uno del lunedì dove faremo classifiche di profumi per conoscere quali sono i migliori, secondo me, le sfaccettature e quant'altro, ma il venerdì sarà una rubrica dell'approfondimento. Infatti oggi approfondiamo il tabacco. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace come idea, così la portiamo avanti. Il tabacco. Io non sono assolutamente un esperto di tabacco, però qualcosa ne so. E se volete sapere perché qualcosa ne so, perché il mio passato, sto parlando di alcuni anni fa, 5, 6, 7 anni fa, è da appassionato, sfegatato di sigarette elettroniche. Tant'è che avevo anche un canale YouTube di sigarette elettroniche, ma questo non ci interessa assolutamente. Cosa ha a che fare questo con le sigarette elettroniche? Vi chiederete voi. Ebbene, all'inizio, quando ancora non c'erano accise, quando ancora lo Stato non ci aveva messo le grinfie sopra, gli aromi, le persone se li cominciavano a fare in casa. Infatti, dentro al glicolipropilenico veniva messa a macerare. Tante volte composta di tabacco o foglie di tabacco, e io stesso ho macerato del tabacco all'interno di giare messe dentro a dei cassetti al buio per mesi e poi estratto il succo ne facevo degli aromi. Quindi diciamo che di tabacco qualcosa ne capisco. Il tabacco è, per moltissimi di voi, quell'odore che si sente dalle sigarette. Ci sono solo due situazioni, secondo me, per un non fumatore o per un fumatore normale di conoscere il tabacco, ovvero quello quando è spento dall'odore del pacchetto di sigarette, che a me piaceva tanto, vi dico la verità, e l'odore invece di quando si accende il tabacco, che fa abbastanza schifo. È un odore puzzolente, forte, acroleico e tra l'altro non è soltanto odore di tabacco, perché dentro le sigarette c'è di tutto e di più, ok? Quindi per sentire l'aroma vero del tabacco ci sono tanti, tanti altri modi. Uno di questi è sì, accenderlo come se fosse un vero e proprio incenso, ma il tabacco. E quindi, ad esempio, i sigari veri e propri, perché i sigari sono solo composti da tabacco, non c'è carta, non ci sono altre sostanze, è proprio pura foglia di tabacco e tabacco trinciato al suo interno. Purissimi, solo tabacco. Ma bando alle ciance. I tabacchi possono essere tanti. Non c'è un solo tabacco, c'è il Burley, c'è il Kentucky, c'è il Latakia, c'è il Cavendish, c'è il Virginia e tutti questi tabacchi possono avere sfumature completamente differenti. Ad esempio, un Virginia può essere coltivato in una parte dove il terreno è molto fertile, oppure dove il terreno è molto secco, o alcune foglie, ad esempio, sono molto gialle perché hanno preso molto sole, altre invece hanno preso ombra e quindi sono più verdi, tutte sfaccettature differenti. E quindi, nei profumi, che tabacco ci troviamo dentro? Ragazzi, il tabacco dei profumi è completamente
un'altra favola. Non troverete un profumo che sa effettivamente di tabacco. Però, una cosa c'è che possiamo trovare dentro i profumi con il tabacco, ovvero l'aromatizzazione che danno al tabacco da pipa. Quello sì, quello lo troviamo. E infatti, oggi vi voglio mostrare velocemente, senza farvi una vera e propria analisi dei profumi, le varie sfaccettature che possiamo trovare all'interno dei profumi con il tabacco. E anche una chicca particolare, così mi tolgo un sassolino dalle scarpe, di un vecchio commento che mi è stato fatto sotto un video dove facevo la recensione di un profumo specifico, e io comincerò proprio da lui perché voglio dargli lo smacco. Sapete di cosa sto parlando? Sto parlando di questo profumo qua. Rasasi la Yuka Wam. Questo è un profumo con cuoio, ma non solo cuoio, ci sono altre note olfattive al suo interno. Ah, è una nota molto acida di lampone rosso acceso. Però una cosa la voglio dire. Nella profumeria viene utilizzato anche per dare una nota di cuoio. Non ve l'aspettavate questa. Infatti tanti profumi che contengono tabacco hanno una base cuoiata, oppure vogliono ricreare l'accordo cuoiato. I maestri profumieri, i nasi profumieri, utilizzano le materie prime per dare accordi che poi vogliono ricordare tutta un'altra cosa. Ecco perché non fidatevi troppo di chi vi fa soltanto la tarantella dicendovi le note olfattive al suo interno. Nella piramide troviamo il cisto, il pompelmo, il cardamomo e la betulla. Infatti la betulla gli dà quell'accordo un po' fumoso, poi c'è... Ma de che? Guarda che tutti insieme potrebbero creare l'accordo della papaya. Cioè, capite? I nasi sono dei chimici. Io ve l'ho detto, fidatevi soltanto di chi vi dà emozioni. Comunque mi sono tolto il sassolino dalla scarpa. Qui dentro c'è sì il cuoio, ma io sono sicuro che c'è anche una base di tabacco. Andiamo avanti. Adesso che abbiamo capito cos'è il tabacco più o meno, ragazzi, io non sono qui a farvi scuola di tabacco, perché non sono un tabacchiere. Come si dice? Tabaccaio? Un tabaccante. Non sono uno che coltiva tabacco. E quindi non posso saperne più di così. Vi ho detto già troppo, eh? Questa è tutta farina del mio sacco, tutte mie ricerche. Però so l'odore del tabacco. L'odore del Cavendish, del Virginia. So tutte le sfumature che possono avere questi profumi, e quindi ogni volta che io leggo nella piramide olfattiva tabacco lo vado a cercare, e quasi sempre non lo trovo mai. Ma la nota del tabacco regala sempre delle emozioni molto particolari e uniche. Infatti quasi sempre i profumi con tabacco sono dolci, fragranti, avvolgenti, quasi con caratteri fruttati. E perché? Perché i tabacchi da pipa tante volte hanno proprio queste caratteristiche e sono i tabacchi, aromaticamente parlando, più buoni di tutti. Vi faccio un esempio. C'è un profumo di Coquillette. Questo, io purtroppo non ho la versione grande, che è Herat. Questo è un profumo che, vi dico la verità, non conosco così tanto bene. L'ho indossato forse una volta sulla mano, ma quando l'ho indossato ho detto qui dentro secondo me c'è il tabacco. E infatti questa sera ho detto voglio fare un video con questo tema, il tema del tabacco. Ho detto fammi vedere, io sono abbastanza sicuro che qui dentro c'è il tabacco. E infatti c'è. Non so cos'è che mi dà questa impressione, ma... Oh, la nota del tabacco quando c'è non è mai uguale nei profumi, quindi non è facile da riconoscere come potrebbe essere quella del vetiver, ma si sa che c'è. Dici, qui dentro secondo me c'è il tabacco. E infatti Herat sa di tabacco da pipa, probabilmente arricchito da paciuli, note terrose, un accordo verdognolo. Non so le note che ci sono qui dentro, ma questo è il mio preferito di Coquillette. Li ho tutti quanti, d'accordo? Ho
come versione grande soltanto quella di Matilda, ma ho sentito tutti i sample, i travel, e questo è il mio preferito. Veramente buono. Molto particolare, anche un po' enigmatico, e c'è il tabacco dentro. Poi ci sono dei grandissimi classici che hanno il tabacco dentro, ma chi lo direbbe mai che c'è il tabacco, come in Dolce Gabbana di One, ad esempio. Un profumo freschissimo, che non sa assolutamente di tabacco, ragazzi, ma proprio nel modo più assoluto. È un profumo che quando lo spruzzi è proprio fresco, sa di dopo barba. Poi si addolcisce, diventa più morbido, ambrato, ma c'è il tabacco. Ma chi lo direbbe mai? Uno che conosce il tabacco veramente non direbbe mai che c'è il tabacco qui dentro. Quindi l'unica cosa che posso dirvi su Dolce Gabbana D1 è che è un profumo morbido. Fresco in apertura, morbido, con questo accordo di dopo barba iniziale che poi si addolcisce nel fondo. Ma chi direbbe mai che c'è il tabacco qui dentro? CK One Shock. Questa è proprio una presa per i fondelli, diciamola così. È un profumo che quando lo spruzzi è mega fresco, che poi si addolcisce e non sa di niente riconducibile al tabacco. Sento la cannella, più che altro, in questo profumo. Non so nemmeno se c'è. Il tabacco forse gli dà una certa complessità a questa fragranza, che però costa molto poco. Complessità tra virgolette, eh? Ma se mettiamo una scatola di tabacco da pipa e questo vicino, il tabacco scompare. Poi abbiamo Azzaro Wanted by Night, un altro profumo con note di tabacco al suo interno. Wow, qui dici, wow, questo è tabacco. No, questo non è tabacco, questo è cannella, dolcezza, punto. Ma non è nemmeno vera cannella. Di un bagno schiuma dolciastro incalcolabile. Non si sente il tabacco. Non sto dicendo che questi profumi non sono buoni, sono tutti ottimi profumi, ve li ho consigliati tante volte, ma stiamo analizzando i profumi sulla base della loro nota di tabacco. Si sente il tabacco qui dentro? No. Però poi arriviamo ai profumi di nicchia, ai profumi che costano di più, dove il tabacco non solo si sente, ma viene enfatizzato, viene elevato, viene, come piace a me, arricchito da note fruttate, aromatiche, che ricordano proprio il tabacco da pipa. Red Tobacco di Mancera, un tabacco stupendo. Ah, perché insieme a queste note di tabacco ci sono la frutta candita, il miele, l'oud, i legni sofisticati, una dolcezza prorompente che dentro il tabacco, ad esempio Virginia, è presente. Questa profondità, questa complessità dentro i tabacchi da pipa biondi, aromatici, c'è. Quindi questo è degno di chiamarsi tabacco, Red Tobacco. Sì, lo promuovo come fragranza al tabacco. Altra fragranza al tabacco che promuovo e elogio è Herod di Parfum de Marly. Qui stessa cosa, non si sente quella banale e, secondo me, nota stonata di freschezza iniziale, perché un profumo che ha il tabacco dentro non può sapere di topo barba, di freschezza, di mentolo, di roba del genere, come ad esempio abbiamo visto in CK Shock, roba. No, qui si sente la ciliegia, il tabacco, ciliegia. È una cosa che proprio alla prima snasata senti tipo tabacco Barley, Gadullo,
strizzato a mano, bellissimo, bello denso, vanigliato, no? Insieme a questa ciliegia che poi compare, scompare, ricompare, scompare. Oh, che profumo fantastico al tabacco. Quindi, sì, Parfum de Marly Herod, profumo al tabacco, promosso. E poi, profumi da 400 euro non possono deludere le aspettative, come Veleno d'Ore di Laurent Mazzone. Wow, che tabacco! Oh, questo già è un tabacco più complesso. Oh, che non ha assolutamente, quella nota quando parte fresca. È già dolce, è già deep, è già dark. Il tabacco c'è, esiste, questo è vero tabacco. Io so l'odore del tabacco macerato. Questo è vero tabacco. C'è il Virginia, c'è il Kentucky. Oh, c'è, qui dentro c'è il tabacco. È addolcito, è aromatizzato, è elevato. Ma qui c'è il tabacco. Buonissimo, buonissimo, ricorda l'odore del pacchetto delle sigarette quando lo apri, il tabacco vero, non bruciato però, attenzione, non bruciato, il tabacco quando è macerato. Che profumo fantastico, ma li vale, profumo super promosso per quanto riguarda il tabacco. Se siete amanti del tabacco vero e volete sentire vero tabacco, Veleno d'Ore. E nulla più. Ho voluto soltanto aprirvi gli occhi su quello che c'è dietro a questa materia prima. Ho voluto fare chiarezza dietro a questa materia prima. Ma questo vale per tutte le materie prime. Tutte, ragazzi. E ogni venerdì ne sviscereremo una. Fatemi sapere se vi piace questo format. A me il tabacco fa impazzire. Ma quando si sente veramente. Perché altrimenti sono profumi che hanno la nota del tabacco. Ma non sono profumi al tabacco. Fatemi sapere qui sotto se vi piace l'idea, mi raccomando. E mettete un like a questo video, perché come avete visto è più una chiacchierata sui profumi, una chiacchierata come quando facciamo in live. Spero vi piaccia il mood che ho voluto dare a questo video. È un esperimento, sto sperimentando anch'io, ok? Detto questo ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, lunedì. Un abbraccio a tutti, presto.